Consiglio di lettura in quest'estate, Emmanuel Carrère, L'avversario, Adelphi Edizioni, un libro davvero molto interessante, soprattutto per chi ama sondare l'animo umano e per chi ama letture introspettive. La storia è una storia verità, in quanto Carrère, nel raccontare, le vicende narrate appunto in questo libro, prende spunto da un fatto realmente accaduto. Jean-Claude, medico, anzi ricercatore, uccide la moglie Florence e i loro due figli e anche i suoi genitori. La motivazione di questo gesto è legata al fatto che i familiari stanno per scoprire il fatto che tutta la sua esistenza è basata su una menzogna. Non è né un medico né un ricercatore. E nella sua vita, effettivamente, tutto ciò che lo ha rappresentato è completamente inesistente e completamente inappropriato per quelle che sono le aspettative delle persone che lo circondano. Da qui nasce il tentativo di Carrère di ricostruire questo percorso e più volte racconta la difficoltà di trovare la modalità, il modo giusto per poter riuscire a farlo. Infatti, interrompe la costruzione del romanzo più e più volte. La principale difficoltà è legata anche al punto di vista da utilizzare, nella narrazione, se quello del protagonista poi alla fine opta per una soluzione che vede se stesso come narratore, della vicenda, in quanto nel frattempo, Carrère prende contatto con questo personaggio e tra di loro si stabilisce una relazione che ancora di più mette in difficoltà, e da un punto di vista emotivo il nostro scrittore. Il libro è interessante perché? Perché mette in evidenza le zone d'ombra che possono appartenere a noi stessi, ma anche alle persone che noi conosciamo o con le quali abbiamo dei rapporti molto intensi da un punto di vista affettivo. Quanto sappiamo effettivamente dell'altro e quante cose lasciamo correre o quanti particolari non approfondiamo perché siamo presi in un ritmo di vita che ci spinge a credere che tutto quello che osserviamo effettivamente corrisponde a verità. Indubbiamente il percorso narrativo è davvero interessante da questo punto di vista, per poi giungere a una conclusione che in questo momento assolutamente non posso raccontare per non svelare quello che poi è il finale di questo libro davvero avvincente. Avvincente ancora di più perché ha a che fare con, come dicevo prima, con le zone d'ombra e anche con quello che noi intendiamo per verità. E quindi consiglio in questa estate la lettura di questo libro davvero, davvero avvincente. Buona lettura e al prossimo consiglio.